questo nuovo video dove insieme proviamo i prodotti Fenty Beauty. È un video super super richiesto perché sono appena arrivati qua da noi in Italia e io sono stata una tra le fortunate persone che sono state presenti all'evento a Milano. È stato un evento bellissimo dove ho visto Rihanna dal vivo, ce l'avevo tipo a un metro dalla faccia. Non ci potevo credere perché comunque sono cresciuta con le sue canzoni, ho fatto i karaoke di mille sue canzoni e veramente... io la amo e vederla dal vivo è stato pazzesco. Qua c'è tutta la busta di Fenty Beauty, infatti Sephora loves Fenty Beauty by Rihanna. A quanto sapevamo doveva arrivare, salutare e andarsene. In realtà è stata con noi verso fine serata e cioè è stata in mezzo a noi, anche se alla fine c'erano sempre le guardie del corpo che cercavano di farle una bolla intorno. Poi era il compleanno della sua mamma, quindi giustamente lei si stava divertendo, è attaccata al minibar a bere e io l'ho adorata tantissimo perché poi continuava a ballare mentre beveva. Poi si faceva le foto con alcuni fan, si è fatta le foto con i suoi prodotti e la cosa figa è che all'uscita ci hanno fatto questo present, questo regalino, questo regalone con all'interno i prodotti. Scusatemi, mi tocco le trecce, me le sono fatte malissimo, mi vengono in avanti. Tra l'altro vorrei aprire un appunto sulla chiusura delle mie trecce, non trovo più gli elastici e li ho chiusi con lo scotch. Okay. C'era anche la possibilità di provare il fondotinta trovando la propria colorazione. È stato abbastanza veloce trovare la mia colorazione perché comunque sono andata tra i più chiari, infatti il mio è il terzo dopo quello più chiaro ed è il 120, se siete curiosi di sapere qual è la mia colorazione. Non l'ho ancora provato, sono tutte prime impressioni quelle che faremo oggi, quindi vedrete proprio cosa ne penso, come si stenderà sul mio viso. Come vedete ho già steso un po' di correttore, adesso vado a stendere il fondotinta e proviamo proprio tutti i prodotti che mi hanno regalato. Ed eccolo qua il fondotinta, packaging veramente molto molto serio, minimal. E il fondotinta in questione si presenta in questo packaging di vetro con il tappo in plastica e la classica pompettina. E sono 32 ml di prodotto, questo è il Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation, quindi top. Io comunque ho una pelle molto molto secca, quindi tra ieri e oggi l'ho idratata tantissimo proprio per provare poi questo fondotinta con voi, cosa che dovrei fare poi tutti i giorni perché ovviamente avendo una pelle secca dovrei idratarlo sempre. Utilizzo, non avendo la spugna di Fenty, utilizzo quella di Mulac e vado ad applicare il prodotto prima sul dorso della mia mano e a guardarlo di qua, cioè dal vivo sembra un po' più scuretto, però adesso vediamo subito. Oh wow, è molto molto liquido, davvero tanto liquido, ma davvero tanto liquido, però copre come vedete. L'unica cosa che sto notando è che sulla mia pelle tende un po' a dividersi il pigmento. Ha un profumo buonissimo, però forse va lavorato tanto tanto tanto, quindi provo a stenderlo bene da questa parte del viso. Di qua lo voglio stendere col pennello per vedere la differenza. Comunque ho fatto due pigiatine della pompetta proprio per vedere quanto copre inizialmente. Scusate se sentite il tic 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 tic, che è praticamente il mio bracciale. Il colore è identico a quello del resto del corpo, quindi ci siamo come colorazione, nonostante all'evento ci fossero delle luci sfalsatissime. Però l'ha azzeccata anche la ragazza che mi ha aiutato a sceglierlo. Io volevo prenderlo ancora più chiaro, tra l'altro. Ok, steso con la spugnetta, non è male. E il risultato in video è veramente spettacolare, mi piace tantissimo come risulta, mi ha levigato tanto la pelle. Dal vivo io ho davvero tante tante imperfezioni, non ho una pelle per niente compatta, poi ho la peluria in questa zona, quindi mi va ad evidenziare il fondotinta applicato, e ho un po' di cicatrici dell'acne, quindi dal vivo non è il massimo, anche in questa zona qua che ho i pori tanto tanto dilatati, dal vivo non è il massimo. Però non ho applicato, come vedete, correttore né niente, quindi devo dire che lo sta coprendo abbastanza bene. Non mi sta entusiasmando tantissimo, a essere sincera, perché me lo aspettavo molto più coprente da come ne parlavano gli altri americani e tutto quanto. Però, essendo molto molto liquido, sta coprendo. Cioè, una cosa che di solito non mi aspetto da un fondotinta liquidissimo come questo è la coprenza. In realtà però è coprente. È un effetto molto naturale dal vivo, nonostante, come vi dicevo, nei miei pori si noti un po' il prodotto. È ovvio, si vede che ho sul fondotinta, non è che posso dire ah no raga non ho il fondotinta, cioè si vede.
Adesso voglio applicarlo dall'altra parte con il pennello per farvi vedere la differenza di applicazione. Poi comunque con la spugnetta di solito vado sempre un po' a uniformare, anche dopo aver applicato il fondotinta col pennello, per essere sicura di aver compattato e levigato bene la pelle. E non vado ad applicare nessuna cipria, appunto avendo la pelle secca, quindi vedrò come si comporta senza cipria. Adesso vado ad applicare il prodotto direttamente sul pennello. Vado a fare due pigiate come ho fatto l'altra parte. E vado ad applicarlo così. Sembra più giallo, assurdo. Cioè, io vedo più coprenza con il pennello, perché comunque si ciuccia meno prodotto. Però no, mi sta facendo un po' di righettine. No, non mi piace. Non so se potete vedere la differenza, ma mi sta facendo... Purtroppo, raga, la mia videocamera non è in ultra 1000 HD, quindi non so, anche farvi lo zoom si scurisce troppo il video e... No, mi sta facendo le righettine. Direi che con la spugnetta, cioè con il pennello, è bocciato. No. Non lo so, lo vedo forse quasi come quello di NARS, come effetto finale, ad essere sincera. Come effetto finale è molto simile all'effetto che mi dà quello di NARS. La stesura è più comoda perché comunque essendo liquida si distribuisce velocemente in modo omogeneo. In fin dei conti mi piace, devo testarlo, devo vedere all'esterno come si comporta, devo vedere durante la giornata come si comporta, e le prime impressioni sono buone, mi piace. Mi hanno anche dato un illuminante, questo qua è il Kilowatt Freestyle Highlighter Duo, questo qua è nella colorazione Mean Money e Hustle Baby, non è uno dei più chiari mi sa. Oddio che bello il pack! Olografico, un bianco con i riflessi azzurrini e rosa, molto bello ma difficile da aprire, ok. All'interno c'è lo specchietto con la scritta Fenty Beauty e qui c'è l'illuminante. Metà cialda con un finish satin e l'altra cialda con un finish più metallico, non so se possiate vedere qualcosa, credo di sì che si veda un po' il riflesso. Farò un mix di queste due cialde e le vado ad applicare, Ok, raga, è troppo giallo per me. Dal vivo vi assicuro che è davvero tanto tanto giallo, però in video è tutto più figo. Mi piace perché assomiglia alla texture, come sono wow, quella di Too Faced, che è quello il mio preferito, Love Light, che è veramente quasi impalpabile, no? È un po' più giallino rispetto a quelli che uso di solito, è un po' più dorato, però non è per niente male l'effetto, è molto luminoso. Poi mi hanno regalato due prodotti labbra, questo qua è il Gloss Bomb Lip Luminizer ed è nella colorazione Fenty Glow. L'avevo già provato all'evento perché la mia tinta se n'era andata fuori di mangiare, bere e parlare, e l'avevo usata all'evento. La colorazione non mi dispiace perché è proprio un color carne, ve lo faccio vedere, poi lo tolgo e mettiamo l'altro. È bellissimo il pack anche di questo, molto geometrica, e il colore è questo. Non è per niente male, guardate che coprenza, non è né troppo coprente, è una via di mezzo tra un gloss coprente e uno un po' più trasparentato, diciamo che colora le labbra in modo naturale. E boh, qua si vedono delle perlescenze che però una volta applicato non si notano perché è tutto completamente gloss lucido. Non è male, io sono... Allora, a me i gloss piacciono, però dipende perché non li metto sempre. Se devo uscire mi dà fastidio che mi si incastrino i capelli, mi si appiccicano i capelli. Poi comunque avendo l'Invisalign non sono tipo da gloss proprio perché mi vanno in giro nell'apparecchio, quindi no. Però apprezzo tantissimo vederlo sugli altri, mi piace un sacco vedere le labbra lucide e ogni tanto quando me lo metto diciamo che mi piace anche su di me vedermi le labbra lucide, quindi a essere sincera è bello, mi piace, però non lo utilizzerei sempre. Ok, l'unica cosa del gloss che apprezzo è quando tipo dico le P o le B, che vengono belle corpose, sostanziose, corpose, pacciuccose, Scooby-Doo, papà! Tolgo perché voglio provare quello rosso. Questa è la confezione della rossetto liquido matte. Questo si chiama Stunna Lip Paint Longwear Fluid Lip Color ed è nella tonalità Uncensored. A vederlo sembrerebbe uno smalto, perché dai, sembra uno smalto. È fichissimo, sembra uno smalto. In realtà no.
è un lip paint, quindi vado ad applicarlo e vediamo come si comporta. Ha lo scovolino, cioè ha l'applicatore con a spugna, però con queste due palline, di cui una sbeccata, come si dice, tagliata. Oh mio Dio, no raga, di cosa stiamo parlando? È pigmentatissimo, sembra le Velveteen, quelle lì di... Oddio, di Line Crime. Top. Ma è facilissimo da stendere. È qualcosa di pazzesco, ha un effetto vernice che si asciuga tra l'altro anche subito. L'applicatore, l'applicazione è veramente facile e... Adesso sono ignorante, non so se hanno fatto altre colorazioni. Comunque raga, adesso sotto forma di elfo natalizio, perché tra il verde e il rosso sembro un elfo, io ve lo consiglio questo. Questo mi piace veramente tanto, merita. E adesso abbiamo questi altri due prodotti, che sono prodotti corpo, ossia il Fairy Bomb Glittering Pom Pom, che è proprio un enorme pom pom che vi andrà a mattificare, a glitterare il corpo. E all'evento ce lo applicavano dopo aver steso questa, che è la Body Lava. Questa è una tonalità Who Needs Clothes, quindi a chi è che servono i vestiti, chi è che ne ha bisogno. E andiamo ad aprire la Confession, che è pesantissimo perché sono tutti in vetro. Non so se potete percepire la glitterosità, la glitteranza di questo prodotto. Come vedete ho una maglietta con le spalle tutte completamente nude. Qua c'è anche un pennello che serve appunto per stendere il prodotto, come ha fatto lei nelle Instagram Stories, dove si è fatta vedere completamente nuda. Ma quanto è figo, è bellissimo. Questo qua invece è il Fairy Bomb Pom Pom. Scooby-Doo papà! No vabbè raga, è un enorme pompon. Io pensavo ci fosse il prodotto. In realtà ho visto che me l'applicavano all'evento, ma non pensavo fosse solo il prodotto. Devo capire un attimo se rilascia effettivamente glitter. Mi sto dando dei pugni. Sì, li rilascia. Lascia dei glitter in modo veramente leggero. Sì, più si sbatte più ne escono infatti. Non so se riuscite a vedere la luminosità della mia spalla. Comunque vado ad applicare questo, il Body Lava. Io questo avendolo già provato, il pennello è qualcosa di morbidissimo. Questo prodotto io l'ho già provato all'evento, mi hanno praticamente cosparso di questo prodotto, del Body Lava. E non mi è piaciuto per niente, perché come vedete la luminosità c'è. È veramente bello per degli eventi. Tende ad appiccicare, a rimanere appiccicoso, nonostante dopo voi... ci passiate questo per andare a mattificarlo. Infatti all'evento poi siamo andati a fare le foto in questa specie di coso dove lanciavano poi dei glitter. Mi sono riempita, ma proprio riempita, perché si sono appiccicati tutti dove avevano messo il Body Lava. E mi sono riempita di glitter e sono tornata a casa tutta unta. A me sinceramente non fa impazzire, preferisco mettermi l'illuminante sulle spalle, su questi punti qua. Però è un prodotto che fa, cioè nel senso la sua luminosità la dà, è molto carino. Ma non so neanche se lo consiglierei d'estate, raga, perché d'estate già si suda con questa cosa appiccicosa. Questo direi che lo boccio. Promuovo e strapromuovo il rossetto liquido matte. Diciamo che col fondotinta, adesso a vedermici che si è mattificato e compattato, mi piace davvero tanto il risultato. Fa anche rima. Oggi sono in vena di rime, ragazzi. L'unica cosa che non mi piace è che appena lo stendo non vedo questa coprenza istantanea che di solito noto con altri fondotinta un po' più liquidi, cioè un po' più densi. Sto già avendo delle rughette d'espressione e questo non va bene, cioè qua mi vedo già delle rughette, le notate anche voi? Neanche un quarto d'ora che sto filmando, ma neanche, e già vedo questa cosa. Non mi odiate, farò tutte le comparazioni con fondotinta che mi piacciono e... Quello di NARS non mi fa questa cosa. Se me la fa qua sotto, perché si miscela ad altri correttori che comunque sono un po' più ricchi, quindi va un po' a dividersi in questa zona qua delle rughe d'espressione. Però qua non è mai successo, e neanche qua ai lati del naso. Qui si è un po' accumulato il prodotto e si è stampato sul resto del viso, lasciandomi la pelle nuda qua in questa zona, e qua si continua a dividere. Forse ne va steso molto meno, non lo so, però se ne stendo molto meno su di me non copre una mazza.
E niente, queste erano le mie prime impressioni sui prodotti Fenty Beauty. Spero che questo video vi sia tornato utile. Presto arriverà anche il video dei prodotti Mulac, dei fondi Mulac, per farvi sapere insomma cosa ne penso. Sono tutte prime impressioni personali e non vuol dire che se a me non piace una cosa a voi non può piacere o il contrario, viceversa. Sono sempre video per parlare un po' di make-up e reagire, vedere come reagisce la gente ai prodotti magari che anche noi abbiamo. Insomma, io mi appassiona tanto guardare questa tipologia di video, quindi spero che anche a voi abbia fatto piacere vedere questo video. Scusate se non rido, ma non mi voglio stampare il rossetto sui denti. Quindi con questo trucco natalizio io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Mettete un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto. Quante volte sto dicendo video, non mi odiate. E ci vediamo al prossimo. Ciao.